Brutte notizie è il nuovo libro di Maria Luisa Busi, nota giornalista molto conosciuta soprattutto a causa del suo scontro con Minzolini, che poi l'ha portata ad abbandonare il TG1. Le notizie, dice la Busi, non sono né di destra né di sinistra, ecco perché L'Aquila è un caso emblematico. Ricorda ancora gli insulti degli aquilani a Piazza Palazzo per come il TG1 aveva rappresentato la realtà aquilana, una realtà distorta, dice la Busi. Venendo qui invece mi sono resa conto che la situazione era ben diversa. Quando sono venuta qui un anno fa ho visto che la realtà non corrispondeva affatto al racconto che ne era stato fatto, alla rappresentazione che ne è stata fatta. E dell'Aquila sono stati fatti due film in realtà, uno è il film della Guzzanti, l'altro è il film che ne ha fatto una certa informazione. La Busi parla anche delle sue impressioni della città a 2 anni dal sisma. In realtà ci racconta che già in estate era venuta per una sua visita privata. L'impressione che ho avuto adesso, ho fatto un giro nel centro storico, e l'impressione, mi dispiace molto dirlo, è quella di un cimitero. Non è soltanto il cimitero dei morti, delle vittime, è il cimitero che genera la disgregazione sociale. E il cimitero del lavoro. A me impressiona molto ogni volta che vengo all'Aquila, non solo il centro storico, ma in particolare a me impressiona molto gli eventi settembre, mi impressionano tutte quelle saracinesche abbassate, penso a quante vite là dentro si sono svolte, quanti soldi sono stati messi da parte, quanti figli si è potuti far studiare, quanti figli si è potuti far progredire insomma, nella vita, e mi chiedo dove sia tutta questa gente che sicuramente è sparsa nel territorio da qualche parte.